Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nex Machina, un nuovissimo gioco, un twin stick shooter, dove andremo ad impersonare... lo vediamo subito. Intanto, un secondo che vado a mettere la lingua italiana e i comandi del giocatore 1, che non sarà mouse e tastiera, ma cercheremo di fare controller della Xbox One. Allora, ok, vediamo un attimo, ok, perfetto. Allora, che cosa facciamo in questo gioco? Allora, siamo in un futuro steampunk o cablepunk, come lo chiamano. Inizio a premettervi che il gioco costa $19,99, trovato in sconto $15,99 durante i saldi. Siamo in un futuro dove il genere umano non è totalmente dipendente dalla tecnologia, non è molto diverso da ora, dove tutti noi siamo, come nel gioco, dipendenti da dispositivi mobile. Le macchine sono state principalmente create come schiavi e... si sono liberate, hanno migliorato la loro intelligenza fino a diventare molto ma molto più intelligenti degli umani e quindi è iniziato lo scontro, niente di assolutamente originale. Allora, iniziamo subito. Allora, possiamo giocarci un mondo singolo, sono decine e decine di livelli, 50 livelli forse, 80, comunque sono 5 mondi diversi. Possiamo giocare anche delle arene, ma soprattutto possiamo giocare in cooperativa solo offline, quindi solo locale. Iniziamo la modalità arcade. Iniziamo come... allora, continua infiniti con la versione principiante, l'esperto abbiamo 99 continui, i livelli ripartono alla morte, più nemici e umani. Allora, iniziamo, il maestro 5 continua, cioè veramente una roba assurda. Proviamo con l'esperto e vediamo un attimino come funziona. È un twin stick shooter dove usiamo lo stick destro per sparare, il grilletto sinistro per... muoverci, per fare lo scatto. Devo un attimino ripassare una cosa, perché vedete che qua abbiamo lo scatto con il grilletto, il movimento, l'arma secondaria è il grilletto destro, ok, e lo sparo, ok, perfetto, sì, no, volevo solo vedere quello, perché avendolo provato con tastiera e mouse, allora, vedete, questo è coloratissimo, davvero figo come grafica. Non ho armi secondarie. Mamma mia. Ecco, siamo stati già colpiti e ripartiamo da qui. C'è qualcosina lì da prendere. Ovviamente su questo gioco non ci passeremo mezz'ora adesso, perché ovviamente non è uno di quei giochi profondissimi alla The Witcher 3. Abbiamo salvato tutti gli umani, abbiamo 10.000... infatti li vedete che sono qua da salvare e non devono essere... salvati 2 su 3. Stiamo esaurendo, diciamo, tutte le nostre... eccolo lì, le vite, le vedete in alto a destra. Sono 5 e ne abbiamo solo una adesso! Non mi avrete! Bastardi! Allora, nonostante tutto il fatto che sia tremendamente frenetico, è rilassante, che comunque è un gioco in cui bisogna pensare assolutamente, non bisogna star fermi un attimo, non bisogna perdere la concentrazione e mai staccare gli occhi dallo schermo, mai neanche un istante. Tuttavia lo trovo un ottimo antistress. Scatto triplo, abbiamo sviluppato lo scatto triplo, salviamo gli umani, 2 su 3. Abbiamo salvati... ah, ok, buono. Abbiamo fatto più punti perché non siamo mai morti. Vediamo se riusciamo ad andare di là. No, non si riesce. No, dovevo... abbiamo riguadagnato una vita, siamo morti. Ripartiamo da qui con una vita sola. Ci dobbiamo muovere solo così. Ok, perfetto. Musica carina, molto carina. Devo ammettere. Salviamo un altro umano. Questo sono stato io un babbano, perché... eccoli lì, siamo morti. Non abbiamo più vite. Siamo al livello 1, mondo 6. Cioè, segmento 6. Si riparte dall'inizio.
Speriamo di non morire adesso, perché salviamo l'ultimo umano. Non facciamo la cazzata di andare di là, ma stiamo qui a difendere la zona. Ok, dovremmo averla... Abbiamo esteso la portata dell'arma. Dobbiamo fare attenzione a non... Ok, siamo al mondo 1-7. Siamo schiatati, finendo le nostre vite. Continuare, sì. Vedete il credit classico, richiamo alle sale giochi. Di recente ho anche finito Metal Slug. Devo dire che trovo davvero brutto che le versioni... Ho provato quella per Switch di Metal Slug, per quanto sia un arcade stupendo, io in sala giochi ne ero assolutamente rapito dalla grafica, soprattutto dal fatto che comunque i soldati avessero tutti quei tipi di espressione diversi. La cosa che mi ha deluso di quel gioco è che è possibile mettere infinite monete. Allora, se dovete fare, secondo me, un restyle, cioè una rievocazione di quel gioco, mettetegli magari una modalità sfida, cioè mettetegli delle vite, date la possibilità di andare avanti senza dover barare in questo modo, perché io mi sono messo 99 monete, ho giocato, ho aumentato i credits e ho vinto. Ecco, qua continuo a distrarmi perché sto parlando di una cosa che mi sta a cuore, e quindi ripeto, secondo me ho fatto una cagata. Avessero messo magari tot vite, più vite all'inizio e più possibilità di recuperare vite durante il percorso, sarebbe stato davvero figo e avrebbe avuto un livello di sfida davvero interessante. Siamo schiattati di nuovo, abbiamo fatto fuori un altro continua. Cerchiamo di... merdaccia. C'è quella zona lì che poi si apre e dovremmo muoverci. Continuo a morire, ma sono scarsissimo io. Ci sono state anche diverse live online su questo gioco, le ho viste da multiplayer.it, il gioco mi è piaciuto, anche se si presta a un certo punto una live questo gioco, perché... merdacce. Niente, si ricomincia da capo ogni volta. Ma sono veramente una merda io, davvero. Cioè, sì, continuo, ovvio. Allora, eccolo lì, e mi prendo sempre... Vorrei... Merdacce! Vorrei comunque sottolineare che ad oggi... Continuo ad andare lì! Non devo andare lì! Cazzo! Allora... Infatti sparano di qua, ma io adesso cerco di tenermi qui e... liberare tutto. Allora, ad oggi non ho ancora ricevuto un feedback dal vincitore del contest di Dungeons Rushers. Questa è la mossa ideale. Eh sì, continuare a usare il teletrasporto, molto bene, non ho salvato tutti forse, e quindi non lo so, cioè adesso io continuo a dirvi di andare a guardare il video, aumentare le visualizzazioni, così vinciamo altre 4 che verranno date a voi, però io non ho ancora ricevuto un feedback da chi ha vinto. Quindi se siete voi andate a controllare, se avete vinto guardatevi il video dove io premio il vincitore, estraggo il vincitore, non che premio. Graficamente è carino, ricorda un pochino gli strategici. Non ho armi secondarie? No, al momento sembrerebbe di no. Io ho paura di andare di là. Vabbè, intanto continuiamo a sparare di là che... Ok, non sono morto, ma ho comunque finito i continue. Dai, umano, vieni qua. Allora, la varietà di questo gioco è soprattutto nelle varie ambientazioni, che sono 5 alla fine, quindi 5 regioni, 5 pianeti, quello che è. Ma dà una discreta dipendenza come tutti i giochi di questo tipo, perché ovviamente dite no, adesso faccio l'ultimo, poi riuscite brillantemente, vi esaltate perché schivate miriadi di nemici, centinaia di nemici a schermo e vi viene voglia di farne un altro, quindi questo è proprio un gioco per appassionati. Finito. Stiamo andando discretamente bene. Gli umani non muoiono, devono solo essere salvati prima della fine del
livello, cioè prima che noi abbiamo ucciso tutti. Allora, vediamo un attimo. No, a parte che salvati 2 su 4, dobbiamo andare a salvarli tutti. Dove sono gli altri? No. In alto vediamo il numero di umani, 1, ok, 1 su 4. Dove sono gli altri? Merdacce. Ok, 2. 3. Bomba intelligente. Ok, ho usato la bomba intelligente, non so come, non so perché. Manca il quarto, dove cacchio è finito il quarto? Adesso me la godo pian piano. Merda, mi sa che dobbiamo schivare queste cose. Non lo vedo, il quarto, quindi presumo sia più avanti o sia già stato ucciso, non lo so. Eh sì, è morto, credo. Vabbè, 1 su 4. Iniziamo così, cerchiamo di andare a salvare i nostri soci. Ok. No! No, 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 no. Si riparte da capo e salvane uno. E salvane due, due stick. Mamma mia, bisogna proprio puntare la direzione in cui si vuole sparare con lo stick destro del pad. Allora, vediamo un attimo. Sbaglio tasto. Ok, salvato l'altro. Ma cosa sta arrivando ancora? L'aveva ucciso quasi. E questo qua è qua dentro, salvati tutti. Adesso cerchiamo di sopravvivere. Ok. Ok, li abbiamo salvati tutti. Tutti li abbiamo salvati. Olè, ce l'abbiamo fatta. Allora, quando noi uccidiamo nemici senza mai morire, si carica quella barra in fondo a destra, in fondo a sinistra, scusate, in basso a sinistra, che ci genera in automatico un potenziamento da raccogliere. Dovrebbe cessare tutto una volta che noi moriamo, quindi sarà abbastanza complesso. Ok, ragazzi, io immagino che poi possa venirvi anche abbastanza la noia nel caso in cui io continuassi a giocare per delle ore. Quindi io direi che, allora, questo è da valutare. Allora, il gioco si gioca bene, è divertente, non ha particolari legnosità, si gioca davvero molto bene, gradevole di grafica, il sonoro è molto bello, soprattutto la musica sa intrattenere, ed è quello che devi fare in giochi come questi, dove bisogna assolutamente pensare, bisogna essere abili, bisogna fare tutto. Scusate, io faccio gran fatica a parlare già su giochi molto tranquilli, parlare e agire. Ho preso il laser, ma li ho salvati tutti qua, eh? Quindi stiamo andando veramente molto bene. Ho beccato lo scatto triplo, quindi dovrebbe aumentare il tipo di scatto che noi abbiamo. C'è una sorta di boss. Scusate, mi hanno suonato i testimoni di Geova, è stata un po' un problema, va bene. Allora, ma nemmeno loro ce la faranno a far crollare la mia concentrazione, che non è finita. Eccolo lì, eccolo lì. È tutta colpa loro, eh. Vabbè, rifacciamo da capo questa zona qui. Vediamo di... dobbiamo assolutamente... ok, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Stavolta cercheremo di rimanere concentrati e stare al passo con... mamma mia che coordinazione, ragazzi. Cosa che più odio nello scontro con i boss è quando il boss genera dei mini boss, che diventa un'assoluta scocciatura. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. È un po' un... oh, ce l'abbiamo fatta? No, sarebbe bello, eh.
Tenerci concentrati, assolutamente concentrati, assolutamente concentrati, assolutamente concentrati. Ok. Abbiamo salvato 28 su 64. Non abbiamo trovato nessun umano segreto, nessuna uscita segreta, nessun radiofaro distrutto, nessun disgregatore distrutto, dei banchi sì, combo 5 per, ovviamente più andiamo avanti senza morire, più facciamo, più ci sale il numero di combo, abbiamo fatto in 9 minuti, direi che questo può bastare. Abbiamo fatto 15 livelli finora, è cambiata l'ambientazione ora. Sono 15, quindi... sono parecchi comunque, sono un'ottantina di livelli quasi, allora... Va bene ragazzi, questo era Next Machina, fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito, ovviamente, e alla prossima ragazzi, ciao ciao!